Stavolta non posso perdonarti, Mala, la guarda che hai fatto, è veleno, ha un odore davvero terribile. Dai, Boniglia, non è così terribile, non è niente. Stavolta ti sistemo io. Fermo! Non ti fischiare. Per favore, succede? È uno scandalo! Basta ora, Boniglia, vai a separarmi se sei un uomo! Ragazzi, non preoccupatevi! Questa è una lezione di karate! Che fai? Mi vai a separarli! Ma ho appena fatto il fiore di loto! Ma che va importa? Bene, va! Aiutami! Per favore! Separatemi, per favore! Fermatemi! Franco mi ha colpito! È stato lui! Cosa gli hai fatto, animale? Stupido, vieni qui! Andiamo! Flor, stai bene? Stai bene? Sì. Massimo, che cosa fai? Non tenermi come un piccione caduta dal nido. Dove sono? Sei qui con me. E con me. Stai bene? Sì, ma ho fatto un sogno orribile. Le radici del mio albero erano entrate nel pavimento del soggiorno e avevano rotto tutto. Aiutatemi, sto diventando pazza. No, non sei pazza, Flor. Guarda. No. Come nel sogno. Il mio albero. Che cosa gli è successo? Aspetta, Flor. Flor. E questo che cos'è? Alberello mio, che cosa ti è successo? Stai bene? Che cosa significa, Fatine? È un bene oppure un male? Perché non comprendo mai i vostri messaggi, non capisco. Che cosa significa? Cos'è questa mostruosità? È il mio albero, non è una mostruosità, chiaro? Flora sta sollevando il pavimento della casa. Sì, che orrore, povero albero, era così carino. Nessun orrore, è grande, carino, forte. Ma sta sollevando il pavimento della casa, non capisci? Dobbiamo abbatterlo. Cosa? Dobbiamo tagliarlo perché non possiamo vivere con il pavimento tu rialzato. Tu prova a mettere un dito sul mio albero e giuro che te ne pentirai, però, hai sentito? Flor! Flora, aspetta. Povera la mia Flor. Sì, ma dobbiamo fare qualcosa. Sì, e quando abbatteremo l'albero purtroppo anche tu ti seccherai, Flor. Qualcuno avrà un problema. È terribile, Malala. Era il mio primo lifting. Beh, non dispiacerti, Boniglia. Ce ne saranno altri, amore mio. Sì, ma il colpo che mi ha dato quell'animale di Franco deve avermi sfigurato. E se fossi diventato un orribile mostro? Tranquillo, adesso chiamo la clinica e vedrai che tutto si risolverà. Pronto? Clinica? Come? Ma come è chiusa? E il chirurgo? Che? Che? Non posso crederci. Che c'è? Sono scappati. Delinquenti, ladri. No, la mia faccia. Ridatemi la mia faccia, ne ho bisogno. Sta zitta, stupido.
mein Gott, che sta succedendo? Cadono bombe, c'è guerra? Non capisco proprio cosa sia successo. È un incantesimo della strega, ne sono sicuro. Oppure è il riscaldamento globale. Guardate ragazzi, ho trovato delle merendine. Me le dai? Ecco. Ma voglio una, ecco. Martin! Vai. Una merendina fa passare tutti i dispiaceri. Ah, oh, poveri miei ragazzi. Che cosa è successo? Niente, è il mio albero che è un po' cresciuto. Ma tutte queste scatole in disordine cosa sono? È una donazione per i ragazzi di Lorenzo, ma adesso il problema è il pavimento e io non so che cosa devo fare. Pavimento rotto è terribile! E tuo albero, Flor, guarda, cresce grosso come elefante! Sì, è un messaggio delle fate che non riesco a decifrare. C'è qualcosa che vogliono dirmi ma non riesco a capire. Che cosa c'è? Che cosa devo capire? Questa cosa strana non mi piace. Sono in trappola! Lasciami! Io non ho fatto niente, per favore! Aspetta, non ti muovere! Ti tiro fuori! Cosa è successo? Aiuto! Fatevi stare attenti, abbiamo fuori in aria, nessuno si farà male, tranquillo, abbiamo fatto. Oh, Flor! Poverino, il tuo albero! Era così bello, era così... Ma non è colpa dell'albero. In ogni caso dobbiamo rinforzare il pavimento. Sì. Vedi il legno? E poi la casa aveva bisogno di qualche ristrutturazione. No, Lorenzo, Delfine ha ragione. Deve essere abbattuto. Questo non è un albero da appartamento, è un albero da parco nazionale. È troppo grande. Questo è il mio albero e non va da nessuna parte. Dai, non essere capricciosa, sono solo pretese le tue. Come capricciosa? Ora ti taglio un braccio e poi vediamo se ti piace. Ah, chiunque taglierà un ramo a questo albero sarà come se volesse ferire me e mi si spezza il cuore, lo volete capire? State lontani da me e dal mio albero, è chiaro? Non esagerare, ti prego. Non sto esagerando, perché non vai ad abbattere alberi a... Flor! King Kong Kong! Oh. È disgustoso! Terribile! Allora, vengono o no? Stai tranquilla, adesso si sono calmati, stanno bene, quindi respira. Ma come faccio con questi due irresponsabili? Prendi Franco, sei un idiota! Prendi! Grazie, così se mi servono soldi lo posso impegnare. Lo stupido è andato via. Ora smettila, Bernardo, non ti basta quello che è successo? Non sono abituato a trovare due cugini chiusi in un bagno. Forse sono un conservatore, ma non lo sopporto. Neanche io posso sopportarlo. Prendi l'anello e vattene. Va bene, ma dobbiamo ancora parlare. Non ci credo. Franco, che fermo, cosa fermo. Che cosa vuoi, Franco, continuare? Non, no, toccarmi, fermo, non fermo, toccarmi, fermo. Ti ho detto. Perdonami, Franco, non so come ho potuto pensare che tu e Olivia... Non so cosa mi stia succedendo, sto diventando matto. Non posso pensare che abbiate menti così distorte per fare una cosa del genere. Ci si sente male, sai? Non è una cosa sana. È tua cugina, amico, è... Fermati. Tua cugina. Aspetta, è vero. È la verità. Sono innamorato di Olivia. È la verità. Il tuo momento sta per arrivare. Ancora uno sforzo e i tuoi strani poteri si esauriranno. Che cosa stai facendo? Fermo, lascia il mio profumo, così me lo sprechi. Ma ho un cattivo odore, malala. Allora provvedi e fatti un bagno, sporcaccione. Com'è possibile che... Ah, che meraviglia. Adesso sì. Dimmi, amore mio, dimmi che cosa farai con Flor, così che io possa riposare bene. Sei pazzo. Perché non la smetti con questa storia? Mi ascolti? No, non dirmi che Flor sta male per quell'albero. Farai stare male anche me. Mi fai venire tanti rimorsi. Ma non ci arrivi. Tu Forse tu non arrivi. Hai ancora capito che Flor ha una connessione speciale con quell'albero. Sì, è proprio così, amore mio. Per liberarci di Flor definitivamente, stacca la spina dall'albero di Natale ed è fatta. Mi chiedo come hai potuto innamorarti di una nullità come Flor. Ma non importa, continua pure ad andarle dietro. Tanto cosa? Tanto tra poco la tua cara Flor sarà finita per sempre. La senti questa musica? Sono i suoi amuleti e glieli manderò in Cina. Riguardo all'albero, quella poca linfa che gli è rimasta, tra poco si seccherà. Che hai fatto? Che ho fatto? La cosa è giusta, vai pure. Continua a strisciare dietro a Flor come un verme. Ti si addice molto bene. Comunque, Flor senza il suo albero e i suoi amuleti è storia passata. Che ti succede, piccolo albero? Perché sei cresciuto così? Perché invadi tutta la casa? Se volevi giocare con me, bastava chiederlo. Non capisco perché sei cresciuto così tanto. Perché lo fai? Ah, oh, fatine dell'aria, aiutatemi. Non riesco a capire. Che cosa volete da me? Fatine? Ascoltate, non siate cattive. Vi imploro di aiutarmi. Non capisco. Siate più chiare. Tutte queste radici dentro la casa. Che cosa significano?
Comincia subito. Taglialo, fallo a pezzi, buttalo giù e fallo adesso. No, il mio albero. No, 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 non toccate il mio albero. Dovrei passare sul mio cadavere. Via dal mio albero, assassino di alberi innocenti! Si sposti, signorina, dobbiamo lavorare. Questo albero non si tocca! Senti, Flora, io capisco il tuo rapporto con l'albero, ma sta distruggendo la casa e dobbiamo farlo. Ma non capisci che se uccidono l'albero uccideranno anche me? Non parlarmi così, non è colpa mia, vieni via, dai. Non se ne parla! Posso sapere che cosa succede? Perché strillate? Hai chiamato tu queste persone per il mio albero? Sì, beh, eravamo d'accordo con Delfina che non sarebbe stato così presto, però... Beh, che cosa vuoi che faccia? Aspettiamo che si sfasci tutta la casa per colpa di quest'albero? Non è colpa dell'albero, se è cresciuto all'improvviso e nella fase della pubertà, è normale, no? Io sono dalla tua parte, Flor. Conosco molto bene la natura, capito, e so quanto Flor ami quell'albero. Grazie, Lorenzo. I discorsi non servono a niente in questo momento. Voi non capite che anche io provo dolore per questo povero albero. Io sono iscritta a Greenpeace. Scendi, Flor. Parliamo da persone civili, d'accordo? Credi che sia una stupida? Ho già capito che tu vuoi farne legna da ardere. Io non scendo perché tu vuoi ucciderlo senza problemi di coscienza. E sai una cosa? Lorenzo, aiutami. Mi legherò a quest'albero, mi incatenerò qui, capito? Non me ne vado. Sapete una cosa? Quando me lo toglieranno farò una squadra con i miei compagni di scuola. Benissimo, così magari diventerai un giocatore famoso. Perché no? Vai! Io potrei fare una squadra con le ragazze. Go! Non avete sentito? Ascoltate! Non toccate il mio albero! Flor! Flor, che succede? Flor, che ci fai legata all'albero? Ragazzi! Ragazzi, vogliono abbatterlo! Chiamate la società della protezione natura, adesso! Sì, ora andiamo, dai, muoviamoci! Sì, sì, andiamo! Il numero, sì, il numero! Andiamo a cercarlo! Forza, avanti! Andiamo. Non possiamo perdere tempo! Organizzazione! Prima la divisione ruoli, siamo una squadra e quindi tutti... tutti su internet! Andiamo! Andiamo! È così da sempre. Da quando eravamo bambini c'è un sentimento molto forte che non posso evitare. Non posso, io... io l'amo. Sei pazzo. Lei è tua cugina, capisci cosa dici? Sto dicendo la verità. E Olivia? Non ti preoccupare. Non ne vuole sapere di me. È un pazzo. Devo fare qualcosa. Pronto, Carolina? Ho bisogno di te. Puoi andare a casa di Franco. È inutile che mi guardate, l'albero non verrà tagliato, capito? Flor, per favore, sii ragionevole. Questi uomini stanno lavorando, fanno il loro dovere. Se questo albero continua a crescere, distruggerà la casa con i bambini dentro. E se questo dovesse succedere, di chi sarà la colpa? Sta zitta, come puoi dire una cosa del genere? Se accadrà, sarà tutta colpa tua. No, non voglio continuare a farmi aggredire così. Ma chi è che ti aggredisce? Flor, ragiona, per favore. È un albero, niente di più. Delfina ha ragione. Se l'albero continua a crescere... Sai una cosa? Dalla strega io me l'aspetto, ma io credevo che tu avessi un cuore piccolo, povero, magari, ma almeno un cuore. No, ma cosa c'entra il cuore con questo? Se l'albero continua a crescere, solleverà in alto la casa. Deve succedere, ma non lo capisci? Quando ho deciso che sarei rimasta qui, ho seppellito la noce di mia madre e l'albero è cresciuto da quella. È un miracolo e dopo un po' la noce è tornata. Questo albero si prende cura di me. È magico, non lo capisci? Non essere superstiziosa. Staccati dall'albero e calmati. Forse sono come dici tu. Ma tu sei uno shock e non vuoi vedere quello che sta succedendo. E comunque io non lascerò quest'albero. Io resterò con te, Flor. E se Flor vuole l'acqua, gliela porterò. E se vuole del cibo, farò lo stesso. Ti aiuterò io, tranquilla. Oh, è impossibile vivere in questo modo. Sì, è tutto ragione. Un disastro. Ma guarda queste scatole. Dobbiamo dire a Lorenzo di portarle all'orfanotrofio. Sì, sì. E che cosa facciamo con Flora? Che cosa facciamo? Sì, che facciamo? Non lo so. Neanche io. Cosa? Che succede? Ci stiamo trasferendo? Ah, meno male che sei qui. L'albero di Flora ha cominciato a crescere e vogliono abbatterlo. Che cosa? Sì, siamo costretti a farlo. È terribile. Io vorrei morire piuttosto. Sì, e Flor è fuori. Oh. Forse tu puoi convincerla perché si è incatenata all'albero. Incatenata all'albero? Su, vieni, andiamo. Sì, un momento voi due. Più tardi ci dobbiamo vedere per parlare di cosa volete fare nella vita. Non lo dimentico. Ascolta. Andiamo, andiamo. Sì. Chi è adesso? Chi è adesso? Chi è adesso? Vado io? Sì, chi è? Dov'è la vittima? Che vittima? La vittima? Ah, non sa di cosa sto parlando, vero? Dov'è l'albero? Dov'è l'albero vittima di taglio indiscriminato? Dov'è?
Ma dove? Sentivo odore di radici, eccolo là, da questa parte, ragazzi! No, 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 non si può, no, 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 finalmente siete qui! Cosa fate di qua? Entrate! No, aspettate, venite! No! Perché non mi tagliate? È facile prendersela con un albero. Flor, che cosa fai? Franco, va a chiamare i vicini. Facciamo una catena tutti insieme, forza. Flor, calmati. L'albero sta distruggendo tutta la casa. Ma non possono tagliare i rami. Sono parte di me. Sono il mio cuore, i miei occhi, la mia bocca, tutto. Sì, hai ragione. Sono d'accordo. Ti aiuterò. Sono dalla tua parte. Da questa parte, di qua. Tu che ci fai qua? Questo albero non deve essere toccato. Non hai visto cosa ha fatto l'albero alla casa? E questo ne giustifica il suo abbattimento? L'albero, sì. Gentili signori, è parte della natura. Esattamente. Si parla, cioè, sì. Grazie, Fatine, per il vostro dono. Siete come foglie che ci danno aria fresca, grazie. Già. Dimmi perché è così ostinata, dimmelo, perché, non riesco a capire. Perché l'ostinazione è la difesa dello sciocco, Massimo, e Flora è una piccola sciocca. Ma scusi, sì, ma cosa la nostra Flora non si era fatto sciocca, brutta strega cattiva. Greta, è inutile continuare, ce ne andiamo. No, per favore, l'albero. E se tagliassimo le radici? Sarebbe inutile, non è una soluzione definitiva, perché le radici ricrescono. D'accordo, ma se non tagliamo l'albero non risolviamo il problema della casa. Tagli le radici. Flori, sienta! Io devo andare a dire lei. Flor, fai come ti dico, bevi un po' d'acqua. No, non voglio, lo sai, non sono voglio. Con te fino alla morte, guarda. Flori, sienta! Taglia legna a volere tagliare subito radici di tuo albero dentro casa. No, 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 yeah. No, no, Lorenzo, liberami, non la porta. Sbrigatevi. Io capisco le tue buone intenzioni, Massimo. E ciò che è successo con l'albero mi dà una tristezza incredibile. Ma hai sentito cosa hanno detto questi uomini? Tagliare solo le radici? Per favore, Delfina, questa casa è un disastro. Persone che si incatenano, il pavimento che si alza, le scatole. Dobbiamo cominciare a fare qualcosa. Sì, amore mio, hai ragione. No, nessuno farà del male al mio albero. Prima dovrete eliminare me, perché io non mi muovo da qui. Quest'albero è la mia vita, capito? Flor, calmati. No, Flor, Massimo, ti farai male, vieni via. No, devono farlo, no, non succederà favore, niente, no. Flor. Sta calma, no, albero, bisogna farlo, no, Flor. No, Massimo, ti prego. Ti prego. È necessario per la casa, Flor. Sta tranquillo, ci sono qua. Sta tranquillo. No, ti prego, basta. Allora? Quest'albero è molto duro. Ancora più forte, ragazzi! Massimo, aiutami! Per favore, fa qualcosa, ti prego! È duro come una roccia. Non riusciamo a tagliarlo. Non mi era mai capitato. Grazie, Fatine, grazie. Beh, non lo so, andate a comprare un missile, fate qualcosa, non può essere, no? Sì che può essere. Andate via prima che mi arrabbio. E spero che vi pungano milioni di zanzare assassini. E se tornerete farete una brutta fine. Sì, vi accompagno alla porta. Andiamo. C'è un liquido che uccide le piante. Viene chiamato killer. Si versa sopra le radici e la pianta muore. Grazie. Prego. Grazie. Ora ci credi, Massimo, che l'albero è magico? Per favore, Flor, non posso credere a storie così assurde. È troppo per me. Molto bene, tanto peggio per te. Povero colui che non vede la verità quando ce l'ha davanti agli occhi. Allora, mio caro, non ho avuto una splendida idea, amore mio, eh? Veramente, guarda, eri davvero insopportabile con quell'odore nauseante che avevi addosso. Beh, non possiamo certo dire che tu profumassi come un mazzo di rose. Sta zitto, stupido. Abbiamo ancora quel terribile odore. No, Malala, non lo sopporto più. Ma vuoi sapere una cosa? Tutto questo mi invita a riflettere, Malala. Su che? Forse siamo stati degli stupidi. Secondo te valeva la pena fare questa operazione, eh? Ne valeva davvero la pena? Hai proprio ragione. Perché tutto questo te lo ricordi, amore? A causa di una piccola e stupida ruga. E ora non sappiamo nemmeno che aspetto avremo. È terribile. E la vuoi sapere un'altra cosa? Quale? A me piaceva la tua rughina. Mi affascinava. E a me piaceva così tanto la tua faccia prima dell'intervento, amore mio. Sì. E così alla fine. Operarsi? Ma perché? Che odore tremendo! Ma perché non andate a farvi un bagno? Secondo te non l'abbiamo fatto? Salve, è il vivaio? Sì, vorrei sapere se avete un liquido per eliminare le piante. Sì, proprio quello. Quello che chiamate il killer, sì. Mandatemi la confezione più grande che avete. Devo sterminare un bosco.
Possiamo mettere uno steccato qui, no? Sì, comunque certo. Le piante per interni sono di moda. Potrebbe essere una nuova decorazione oppure un... Sì, potremmo per esempio dipingere le radici d'oro. Giusto, sì, è una buona idea. Non è un giardino botanico, potremmo inciampare in ogni momento. No, signore, metteremo dei cartelli, per esempio Lupus Minimor Arbolus. Oppure potremmo fare una serra. Ci mettiamo una panchina quadrata, abbassiamo le luci, ne facciamo un posto più intimo. Signore, oppure... mi permettete? È un vero disastro, dobbiamo toglierlo. No, per me non è un disastro. Non avevamo mai visto un albero con radici così grandi, grandi... Ma per me, Flor... ha ragione. Quest'albero è magico. Abbiamo provato con l'ascia, magico, con la sega elettrica. Magico, magico, magico. Sì, magico, magico. È un albero, gli alberi crescono, rialzano i marciapiedi. Ma non in questo modo, no. È una pianta robusta, tutto qua. È solo robusta. Forse. Salve. Salve. Però... cambiate l'arredamento? Sì, cambiamo l'arredamento. Che c'è? Perché sei qui? Sto cercando Olivia, è da queste parti. Non lo so, cercala, deve essere qui intorno, va pure. Grazie. Ne vuoi un po'? Di cosa? Di crema di latte. Sì, lo voglio. Solo un po', eh. Povera Flor, doversi legare a un albero. Non capisco perché le danno tanto addosso, ma che cosa gli importa di quell'albero? È meglio che vai. Vattene via. Sì. Franco, non voglio parlare. Voglio che tu sappia che ho già parlato. Non ti voglio più parlare, capito? Solo un momento, Olivia. No, non ci posso credere. Che cosa ci fai qui, Bernardo? Franco mi ha confessato di essere innamorato di te. Dai, ripeti quello che mi hai detto. Che cosa gli hai detto? Lo sai che mi hai stancato? Esci da casa mia, ma esci da vergogni, casa mia! Ma non ti vergogni, Franco, è tua cugina, è tua cugina! Non mettere le mani addosso, hai capito? Quello che tu la faccia! Esci da qui! Basta! Bernardo è pazzo! Io pazzo, lui mi ha detto che è innamorato di Olivia! Non dovete sistemare le cose con la violenza! Non voglio problemi in questa casa, è chiaro? Bernardo! Bene, oggi abbiamo vinto, ma non finisce qui, perché il conte Minimo e la strega non si fermeranno finché non avranno fatto sparire l'albero, quindi dobbiamo restare uniti. Mi aiuterete, ragazzi? Posso contarci? Sì, Flor. Vi ringrazio, amici e protettori della flora e della fauna, grazie mille, davvero. E per i nemici possono ancora provare a uccidere il mio albero, non ci riuscirete. Povero albero, chissà perché quelle orribili streghe ce l'hanno con lui. Se quelle trovano dei complici, abbatteranno l'albero e anche noi. Ah, è un tipico caso di dominazione. Tu, l'anello debole, sei sottomesso alla volontà di menti superiori. Sei un genio. Ma dove li trovi questi pensieri elevati? Dove li trovi? Lascia stare, gli vengono in mente quando pensa. Con i muscoli è uno scherzo. Ah, per Freud le battute nascondono i pensieri che non ci permettiamo di far venire alla luce. Quello che non permetterò è che uccidano il mio albero, per questo ti ricopro con tutti i miei amuleti. Così sarai ben protetto e nessuno ti farà del male. Ti voglio aiutare, piccolo albero mio, e ti giuro che finché avrò vita nessuno ti toccherà, fosse l'ultima cosa che faccio. Questi amuleti sono contro il fuoco, contro gli attrezzi che vogliono tagliarti, contro chiunque voglia farti del male. Questi amuleti sono infallibili, sono i migliori. Ah, ecco, guardate come gli stanno bene. Però... what the... che stai facendo? Perché non ti piacciono? Te l'ho detto, è colpa delle streghe. Sapevo che mentre raccoglieva gli amuleti aveva un piano. L'ho messo sotto la loro protezione. Già, cosa dici? La strega non ha poteri magici. Non capisco i miei amuleti, ma che cosa succede? E il mio albero? No. Perché non esiste un dizionario delle fate? Io proprio non capisco. Olivia, non so che dire, mi sento così debole. È stata solo una crisi nervosa. Ora stai tranquillo. Torno subito, aspettami. No, per favore, non andartene. Sto malissimo, lo sai. Soffro moltissimo, amore mio. Anch'io soffro moltissimo, Bernardo. Ho qualcosa nel petto che non mi fa respirare. Non so cosa sia. Qualcosa qui, ho il torace. È stato tuo cugino. Non voglio parlarne, Bernardo. Ah! Hai un dolore nel petto. Che c'è? Ai, Olivia, vieni per... favore. Giura che non mi hai lasciato per lui. No, ti ho già detto che non è stato per lui. È per te, è perché io non mi voglio ancora sposare. Olivia, ti sto chiedendo la verità, per favore. Non c'è niente fra te e Franco.
Grazie per quello che hai fatto per me. Quelli erano pronti a tagliarmi insieme con l'albero. Sono pazzi. No, non devi ringraziarmi per quello che faccio. Io lo faccio soltanto perché ti amo. Eppure ai miei muleti non so che cosa gli stia succedendo. Forse sono stanchi e deve essere colpa mia perché li ho usati così tanto. Ho chiesto loro così tante cose che devo averli esauriti. Non capisco. Anche tu resti in silenzio. Non so, nessuno mi risponde. Non capisco che cosa vogliono dirmi. Forse è un segno. È che... Che? Sì? No. Ti dirò solo una cosa, Conte Minimo. Se volevi prendertela con qualcuno, dovevi prendertela con me e non con l'albero. Non sai che un albero è un essere vivente che gli scorre la linfa nei rami? Ma certo, uno che ha succo di ragno nelle vene non lo può comprendere, vero? Cerca di capire. Non possiamo lasciare queste radici nel soggiorno. Cerca di capire tu che se tagli quell'albero, io muoio. Quell'albero è magico, Massimo. Florencia. Scusi. Flor. Queste cose accadono solo nelle favole, capisci? È semplicemente un albero. Sai tu delle favole, hai solo un cuore di pietra, tu non hai mai, mai... Respiro. Respiro. Che cos'hai? Flor! Sta tranquilla. Che cos'è? Respira. Che ti succede? Flor! Flor! Cerca di restare calma, Flor. Flor, tesoro mio, che cos'hai? Piano. Il mio albero. Sì, sta morendo. Il mio albero. Oh, è colpa mia. Vieni, Flor. Vieni. Ecco. Sì. Cara la mia Flor, hai la febbre altissima. Che cosa ti sta succedendo, Flor? Olivia, questo dubbio mi tormenta, lo sai? Te l'ho già detto. Come posso essere innamorata di Franco se lui è mio cugino? Amore mio, grazie. Tu mi hai salvato la vita. Mi hai tolto dal petto il peso che mi toglieva il respiro, amore mio. Grazie, grazie. Tu mi ami ancora? Certo che ti amo. È per questo che non voglio che soffri. Allora ritorna da me, amore. Per favore, ritorna da me. Non voglio metterti pressione, ma ritorna da me. La mia vita non ha senso senza di te. Andiamo, ancora un piccolo sforzo e sei morto, dai! Ah, 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 bene! Che stai facendo? Che stai facendo? Ai, sei pazzo? Ma cosa? Oh, è morto! L'albero è morto! Se l'albero muore, muore anche Flor! No! No! Flor sta morendo! Che cosa orribile, per favore! Questo è un bel problema! Andiamo, tu non puoi morire! Fallo per Flor, reagisci, ti prego! Se il veleno raggiunge le radici, morirà! Andiamo! Forza! Non puoi morire! Chiamerò un botanico, un ingegnere agrario, chiunque, io ti salverò, ti proteggerò. Lo sai, volevo vederti. Anche io, ti ho portato una sorpresa. Sul serio? Mm-hmm. Una sorpresa per me? Sì. Vediamo. No. Dai, per una volta no. Che mi porti una sorpresa. Sono felice di essere qui, è iniziata in modo un po' strano, ma ora mi sento molto meglio. No. Un cioccolatino, grazie tante, sei molto dolce. Franco, quando sono con te io dimentico il passato. Sì, chiodo scaccia chiodo, qualcosa del genere. No, così è brutto, è quello che mi succede quando sono con te, è bellissimo. Beh, anche a me piace molto stare con te. Davvero? Sì, non si vede.
Ma che bello spettacolo. Questa sì che è mancanza di rispetto. Puoi aspettarmi nella stanza un attimo, perdonami. Perché non la finisci, eh? La smetti di darmi il tormento. Ti ho detto quello che sento per te e tu mi hai lasciato. Quindi niente scenate di gelosia, d'accordo? Corri dietro al tuo ragazzo, poverino. Non mi sento molto bene. Ma perché ti sei alzato? Voglio sapere. Ritorniamo insieme oppure no? Sì. Ritorniamo insieme. Dovevate vedere che spettacolo guardare quell'albero mentre si seccava lentamente. La mia felicità è completa, perché ora Flor, senza il suo albero, perde tutti i suoi poteri. E quando il gatto non c'è, i topi ballano. Ero io che dovevo dirlo, stupido. E quando io parlo, tu devi stare zitto, capito? Stammi a sentire, bambina. Ecco, adesso non so più cosa devo dire. No, dile che è come Dalila. E chi è? Una cantante? Ma no, era quella che tagliò i capelli a Sansone facendogli perdere tutta la sua forza. Geniale, geniale, perfetto. Hai capito, amore? Sei come... Aspetta. Non ho potuto dire assolutamente nulla. Sì? Salve, salve, signorina. Il pacco da spedire in Cina ha l'indirizzo sbagliato. Che cosa? No, no, non posso essere così sfortunata. Perché succedono tutti a me? Perché i miei bei momenti sono sempre rovinati? Perché questi dannati amuleti sono tornati? Che amuleti? Cosa sta succedendo a te, piccola Flor? Il conte dice me che tu non stai bene. Ma tu cosa ti senti, uccellino, eh? Ecco, questo dovrebbe funzionare, vediamo, eh? Ecco, aspetta. Ecco fatto, bene. Guarda, se succederti qualcosa io morirei con te, tesoro mio. Come ti senti? Non sei brava ad incoraggiarla, eh? Per favore, dire qualcosa, dove ti fare male? Hai chiamato il medico? Sì, signore, sta arrivando. È un disinfettante molto efficace. Il mio albero. Eh? Il mio albero. Lasciatelo morire. Sì. Io chiamo di nuovo il medico. Sì, vada, vada. Questi sono sali marini, prendi. Questo invece è polline. Ecco. Tu sei forte. Noi abbiamo bisogno di te, Florenzia. Che vuole dirci muovendo sua testa? Dice di no, Greta, dice di no. Salvate il mio albero. Salvate il mio albero. Salvate il mio albero. Miracolo!
C'è Zoe con tutti i suoi amici su Boeing. Su Boeing c'è una nuova amica che ti aspetta. È Mimì. Non la conoscete? Venite a conoscerla. Mimì, la nuova serie. Oggi alle 21:10 su Boeing.